partiamo da Luciano, a furore di popolo, assunzione 1980, reparto finitura, attaccatissimo all'azienda e grandissimo lavoratore, tuttoissimo. Ti ci ritrovi in questa definizione di Cora? Tutti lo dicono, mi fanno i complimenti, io sono contento. Mi sento un po' parte dell'azienda. Dopo tanti anni che lavoro qui dentro, sono orgoglioso di lavorarci. In questi anni come è cambiata l'avventura dentro l'azienda? L'azienda, quando sono entrato, avevo 15 anni. C'era un vecchio lavoratore che lavora qui, un certo quartiero Cola, e parlando con mio padre dice: ah, laggiù da Monticelli cercano dei ragazzetti a lavorare, quella volta il trapano a colonna. Vengo in azienda con mio padre. Incontro Domenico. Domenico dice: guarda, c'è da fare questo, quest'altro, quest'altro. Dice: vieni giù domani. Dico: ma Domenico, dico, io ancora devo dare l'esame terza media. E che te frega? Dice: dopo. Lui era lo sci fatto, Domenico, era stetto. Ha detto: dopo. Ha detto: se vieni bucciato, arrivai a scuola a settembre. E mi è rimasto impresso il primo impatto con Domenico. E da lì iniziata l'avventura.